Ben trovati ancora una volta qui su Valdinievole News, spazio ai libri. Oggi siamo con una cara amica, Giusy Versace, che ci presenterà, pensate, la sua opera prima. Ciao Giusy! Ciao a tutti! Eccolo Eccoci, facci vedere subito il libro! qua. Dai, titolo! Maddalena, la forza del destino. Come mai Maddalena? Maddalena è un nome che mi ha sempre affascinato perché evoca la figura della Maddalena per eccellenza e quindi ho detto ora mi scrivo un libro e lo chiamo Maddalena. Oh, ti chiami Giusy Versace, raccontaci di te anche. Io sono un ingegnere elettronico, una mamma di quattro bellissime bambine Mi hai e trovato il tempo di scrivere. infatti la gestazione di questo libro è stata molto lunga perché nel frangente ci sono state tante cose, tra cui le varie nascite, ecco, delle mie bimbe. Quindi, un ingegnere elettronico. Sì. Giovanissima, quattro figli, mamma, scrittrice, cosa ti aspetti dal libro? Raccontaci anche la storia, siamo curiosi, eh. Scrittrice, ora dice un Scrittrice, parolone, ecco, scrittrice, eh certo, vabbè, scrittrice. niente, il libro è un romanzo reale, come lo definisco, un romanzo Oh, che bello. parla di vita reale, di un quotidiano vero. La protagonista è una giovane donna che, dove si vede tutta la sua vita, scorre la sua vita, da post-adolescente fino, insomma, a grande, ecco. Nel contesto della sua storia si inseriscono tante altre storie, degli amici, delle persone vicine a lei, ognuna singola, ognuna indipendente dal resto, dal contesto generale. Però è un romanzo vero, è un romanzo di storia reale, con sofferenza, amore, gioie, vizi, peccati, il quotidiano, Il ecco. quotidiano. Come inizia questo quotidiano? Inizia con lei, la protagonista, che diciamo, l'ultimo anno delle superiori, ecco, Ah, una quindi diciottenne, ragazzina. sì, diciottenne, e dopo di là prosegue, 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 ecco, non diciamo tutto. Beh, però qualcosa sì. A 18 anni cosa si fa? All'interno del libro lo dici? 18 anni è tutto un mix, il primo amore, le amicizie, i viaggi, infatti il viaggio è anche una chiave del libro, il viaggio come appunto ponte di contatto, di unione tra le varie storie, il suo primo viaggio quindi all'estero che fa con le amiche, e di là incontra il primo amore, insomma varie cose, varie cose, varie cose. Senti, di dov'è Giusy Versace? Giusy Versace è di Bagnara Calabra, in provincia Bella, bella. di Reggio Calabria, però adesso Giusy Versace è diventato È pistoiese, diventata pistoiese. ecco. Siamo in Sì. Piazza del Carmine a fare questa chiacchierata per proporvi il libro. Infatti Pistoia è molto importante per me perché a Pistoia finisco di scriverlo e a Pistoia faccio la mia prima presentazione, quindi Pistoia ha un ruolo fondamentale, vedi, nel destino della mia vita, ecco. Vero? Senti una pagina per venire a trovarti? Sì, Maddalena, la forza del destino, proprio come il titolo del libro su Facebook. Siamo lì, siamo presenti con i vari eventi che faremo e quindi aspettiamo, insomma, i vari commenti dei nostri lettori che ci sono e mi fa piacere, infatti, che sta avendo un bel riscontro, ecco. Senti, ci sarà il secondo? Ma me lo chiedono in tanti, insomma, io ho lo un'altra sapevo. passione, devi sapere anche Furio, che anche nel libro c'è, che è la fotografia. Oh. Infatti questo non è un libro autobiografico, ci tengo a precisare. L'unica cosa di autobiografico che c'è è il viaggio a Cuba che fa proprio la protagonista. E ci Eccoci. sono inserite lì dentro delle foto del mio viaggio a Cuba che faccio realmente. Una Qui, nazione. quindi si vedono anche le tue foto sul. Sì, bravo, bravo. Tra l'altro, quindi, infatti, sto pensando a un libro fotografico, ecco. Oh, bellissimo, e noi lo presenteremo. Non lo so, ecco, vedremo. Figli in corso non ce ne sono, Oh, quindi diciamo che stiamo a posto, a ecco. posto. Bene, allora, Giusy, grazie mille. Grazie a voi. Quindi, Maddalena. La forza del destino. Grazie, Giusy. Grazie. Grazie per seguirci. Valdinievole News, canale social Twitter, YouTube.